Buongiorno ragazze, spero stiate bene. In questo video parlerò di diverse cose, un po' di creazioni e un po' di acquisti. Se il video sarà troppo lungo, magari lo dividerò in due. Vedete inquadrata, la rivista Fashion Gems, questo è il numero di gennaio-febbraio 2011 e adesso vi spiegherò perché la sto inquadrando. Volevo farvi vedere questo progetto. Questa è la collana Emerald di Vittoria Montesano. Una bellissima collana composta da tre cabochon a forma di fiore con una farfalla, vedete, al centro. Praticamente la decorazione centrale è stata fatta come se vi fosse una farfalla posata sul fiore. È una collana molto bella che ho visto nascere pian piano perché Vittoria è una mia amica e quindi ho potuto vedere passo passo la sua creazione. È dal vivo veramente molto molto bella. Allora ho deciso di cimentarmi anch'io ed è uscita questa. Ovviamente la sua è fatta molto meglio. Io ho fatto diversi errori che dovrò correggere, non ho ancora applicato la chiusura perché in questo caso lei l'ha fatta con praticamente una T-bar e ha usato come occhiello un fiore simile a quello dei cabochon, però senza ovviamente il cristallo, solo che io avendo i capelli lunghi e mossi ho paura che gli si impigli nella chiusura, che mi si apra e che la possa perdere. Visto che è già successo, penso che applicherò una chiusura con un moschettone magari un po' carina in argento, e tanto comunque con i capelli lunghi, anche se facessi quella come la sua, non si vedrebbe perché appunto con i capelli lunghi, non portandoli mai legati. E niente, io ho usato colori sull'azzurro, blu e argento. E niente, poi magari vi lascio l'indirizzo del sito internet, del blog e del canale YouTube di Vittoria, così potrete ammirare tutti i suoi lavori e chiedere se qualcosa siete interessati, non so, io poi ve lo lascio nell'info box. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere è un bracciale, è questo, eseguito con i cubi della Miyuki da 3 mm, color argento, e delle rocaille di cui dovevo sbarazzarmi, della Gutterman, e quindi ho deciso di utilizzarle in questo modo. Sono sul verde, verde scuro, verde, verde oro scuro. Questi cubi sono, questi, scusate, questi rombi sono molto facili da realizzare, li ho creati con la tecnica del brick stitch. E, un paio di cose da dirvi. I cubi della Miyuki di questa colorazione sono bellissimi perché veramente riflettono molto la luce, forse si vede anche con l'inquadratura della telecamera. Ma c'è un però, come tutti i cubi della Miyuki, io li ho provati sia così che di misura più grande, quelli da 4, non hanno un taglio regolare. Questo penso proprio sia una prerogativa di questo prodotto, perché come vi dicevo ho provato diversi tipi di colorazione e tutto, sono tutti così. Quindi mi sembra anche strano perché in effetti la Miyuki è famosa per la regolarità appunto delle delica con cui si riescono a fare lavori così belli. Mi sembra strano che poi su pezzi così grossi, per cui dovrebbe essere più facile essere precisi nel taglio, non siano precisi. Ad ogni modo, vabbè, io sono riuscita a fare questo bracciale, ho applicato una semplice chiusura T-bar. È stato molto veloce da fare. Oggi ne farò un altro da spedire in Inghilterra a mia sorella per regalo. Lascerò sempre i rombi di colore argento, ma penso che utilizzerò delle rocaille turchesi, così magari si può usare in estate. Poi, altro bracciale che vi voglio mostrare è questo. È un bracciale fatto all'uncinetto con delle rocaille 8-0 che hanno praticamente delle sfumature. Queste sono della Toho e hanno delle sfumature stranissime tra il viola e l'azzurro, sono molto carine. E poi ho inserito dei Bikono AB color Cyclamine Opal, una colorazione che sto sfruttando moltissimo in questo periodo. E poi ho messo due sferette in. Penso siano in vetro, sono perle di vetro su lilla, e due coppettine argento, due conetti argento, insomma, chiamateli come volete. E
Niente di che, era niente di particolare, un semplice braccialetto. Ultima creazione di cui non è che sia molto molto contenta, però vabbè, l'ho fatta, ve la faccio vedere. Ho incastonato della Giada Lavanda, un cabochon, vedete, con degli Swarovski sempre Cyclamen Opal. Poi ho inserito delle roccaglie, un po' random, in giro, intorno, negli incroci degli Swarovski. E volevo farci un anello, ma siccome mi sembra un po' altino, penso che boh, lo farò diventare un componente di una collana o un ciondolo. Vedremo. Comunque, questi cabochon li ho comprati sul sito bizaholic.com, di cui avevo già parlato. Sono veramente belli, molto ben fatti e costano veramente, questa colorazione costa pochissimo, tipo te li mandano, ne mandano due, devo aver speso su neanche 3 euro per tutti e due, e sono anche abbastanza grandi, dovrebbero essere 25 per 18 come grandezza, non mi ricordo, comunque li trovate sul sito. Le creazioni sono terminate, adesso passiamo agli acquisti fatti sul sito di Persenco. Ciao, eccomi con l'altro video inerente agli acquisti che ho fatto su Persenco. Io voglio premettere che sono rimasta scioccata per una cosa che è successa, ovvero io ho fatto l'ordine 2 giorni fa, posta prioritaria. 2 giorni fa, me lo sono ritrovato nella cassetta della posta oggi, cioè un record, sono allucinata, non so, scioccatissima, comunque contenta perché mi è arrivato subito il materiale e come vi ripeto appunto con prioritaria, nemmeno con raccomandata o robe del genere. Allora, comincio a farvi vedere l'acquisto dei cabochon, non sono tanti, sono questi, sono 5. I primi due, aspettate che sposto la lampada perché questo sembra nero ma in realtà è emerald, sa che non si può fare più di tanto. Allora, questo qui è uno va, sono, questi due sono della Swarovski, uno è il colore emerald, questo che qui sembra nero quasi, e invece l'altro è il Crystal Silver Shade. La misura di questi cabochon è 25x18, penso che li incastonerò per farci degli anelloni giganti, credo, poi vedremo. Poi questi due sono due colorazioni che ho voluto provare, questo da 14 mm, che se si mette a fuoco vi faccio vedere la particolarità, è veramente bello, aspettate che provo con la luce, oggi è una giornata brutta quindi. No, mi dispiace che non si riesca a cogliere quanto sia strano. Si chiama Peacock Eye e ha dentro come dei cerchietti colorati. Vediamo se mi mette a fuoco, magari. Cerco di rimanere più ferma che posso. Forse si vede qualcosa. Vedete anche in basso quel cerchio, questi cerchi concentrici sfumati. È così davvero. È molto, veramente molto carino. Mentre quest'altro cabochon da 18, in colorazione Crystal Volcano, è sempre della Swarovski, anche lui ha una colorazione molto bella e particolare con diverse sfumature che ovviamente non si vedono. Anche perché oggi poi non sono neanche nella mia solita postazione, ma aiuto, mi sta crollando l'universo. Aspettate, che adesso ho un combattimento con la lampada, ma vincerò io. No, cioè 1-0 per la lampada, va bene. Scusate, oggi sono abbastanza fantocchi. E niente, come vi dicevo, questi sono i cabochon della Swarovski, mentre quest'altro è un cabochon in ceramica, dovrebbe essere da 44 mm, credo, se non ricordo male. Praticamente, aspettate, questo cabochon è un cabochon de Valory, infatti
è anche, vedete, marchiato dietro e mi è arrivato rovinato, vedete? Ma non ci sono problemi perché ho già scritto a Pels, mi hanno risposto che me ne manderanno uno in sostituzione, sono stati veramente corretti. Sì, non penso che si sia rotto durante il trasporto perché non ho trovato nessun frammento, per cui deve essere stato inviato direttamente così. Questi cabochon sono molto belli, incastonati come centrali di collane, magari poi fatte all'uncinetto. Ne ho visti diversi utilizzati su dei blog, su siti francesi e volevo provare anch'io. Questo comunque lo incastonerò lo stesso, tanto come potete vedere davanti è integro, cioè il frammento rotto è proprio dietro, è appunto incastonando così, un po' sistemando, la parte che poi tanto me lo tengo io. E questo era quello che concerne. Come cacchio parlo? Vabbè, i cabochon. Poi cosa ho preso? Scusate, sempre la solita lotta intestina con la lampada. Il famoso cuoio, questo, quello che praticamente poi si chiude con queste chiusure qui. Questi fanno questi braccialetti qua che poi vanno decorati con delle fascette peyote. Vedete, io l'ho già creato, adesso farò la fascetta, questo qui è color bianco argento, come colore molto estivo, farò una fascetta peyote e poi ve lo farò vedere magari terminato, adesso era solo per farvi vedere il materiale. Comunque se vi piace questo tipo di bracciali ve lo consiglio perché poi sono facilissimi da assemblare. Poi ho preso le famose daghe. Per utilizzarle all'uncinetto per il crochet. Ho voluto provare queste tre colorazioni. Lilac, che non è così scuro come in camera, molto bello. Poi questo colore azzurro acquamarina, che qui viene definito così, Tial. Sono 50 perle per ogni sacchetto. E poi questo colore che si chiama Violin. E niente, poi vedrò come utilizzarli nelle mie spirali a crochet. I famosi cubi della Miyuki di cui vi parlavo nel video precedente con cui ho fatto il braccialetto, ne ho preso diverse bustine da 10 grammi, appunto questi qui sono, questo è il codice se vi interessa, sono da 3 mm. Sono veramente, come vi ripeto, luminosissimi, fanno un sacco di luce, un bellissimo argento, purtroppo sono poco regolari, se questa cosa non vi interessa vi consiglio di acquistarli perché sono belli. Poi, io ovviamente ho preso diversi quantitativi, vi faccio vedere una bustina per tipo perché tanto non avrebbe senso. Ho preso i triangoli della Miyuki, nero, sono 8 grammi, misura denominata 10-0, sono praticamente da 3 mm. Vediamo se metti a fuoco, è un bel nero intenso, nero liquirizia. Infatti sembra una bustina di liquirizia e mi servono per fare un bracciale. Poi ho preso tre fili, però mi sa che qua mi sono sbagliata io perché lo volevo rosa chiaro, ma mi sembra bianco, voi che dite? È bianco, eh? Poi questo sarebbe blu e questo è un viola. Sono tutte e tre della Miyuki. Niente da dire su questi, li conoscete. Io mi trovo bene solo con questi come fili da tessitura. Con gli altri tipi di filo, silon, nimo, eccetera, eccetera, non li voglio neanche sentire nominare perché secondo me non sono idonei. Poi ho preso delle bagel twist da 12, cioè quelle praticamente sono quelle molto lunghe perché voglio fare degli orecchini. Questa è una colorazione bellissima che dovrebbe essere khaki, iris khaki, no, iris forse no, comunque khaki. Vabbè, questo è il codice. Sono veramente, veramente molto belle. Vedete come cambiano i riflessi? Queste sono simili, ad esempio, sono
sono più sull'azzurro, sul blu, però anche loro sono molto belle, sono sempre da 12 mm, quindi abbastanza lunghe. Poi le ho prese nere, nero lucido, le ho prese rosso sangue, aspettate che ve le giro così vedete il codice. Mi sembrano delle caramelle, non so se avete presente quelle caramelle, sempre io che penso al cibo, le caramelle che vendono alle fiere, quelle tutte attorcigliate, tipo liquirizie, no? Somigliano un po', non so se mi sono spiegata. Poi le ho prese argento, ma non mi piacciono molto, sembrano più crystal che argento. Questo è il codice. E poi, dulcis in fundo. Abbiamo finito, eh. Ho preso sempre delle bagel twist, ma queste sono da 6. Le ho prese col oro, che non mi piacciono per niente, perché più che oro sembrano un cristal, oro cristal, non è quel bel oro proprio opaco, non so come spiegare, non mi piacciono. E poi queste qui, che sono la stessa colorazione di quelle che vi avevo fatto vedere prima, ovvero queste qua. Solo che queste appunto sono da 12 e queste sono da 6. Il bellissimo regalo che ho ricevuto. Una volta tanto non sono le piramidi che sembrano vetri di bottiglia, ma sempre vetri di bottiglia, ma a forma di fiorellin. A forma di fiorellin, verde bottiglia, trasparente bottiglia, giallo bottiglia. E vabbè. Si sprecano un po' con i regali, ma non ci interessa, dai. Va bene, ho finito la mia carrellata e niente, per qualsiasi cosa vi interessi, codici, prezzi o altro, potete scrivermi e vi risponderò. Un saluto, ciao ciao!